questa situazione purtroppo tra infortuni e la squalifica siamo un po' rimaneggiati e questo un po' mi scoccia, soprattutto per le squalifiche prese in questo modo. E secondo me, dalla partita che ho visto sabato, non è che abbia influenzato tanto il risultato. E quindi dobbiamo cercare soprattutto di pensare a noi, non all'arbitro, se dirige bene o dirige male, perché purtroppo noi non siamo con la testa sul campo. Da quello che ho capito, non ci siamo. Quindi questa è una cosa importante che dobbiamo cercare di risolverla, perché altrimenti non cambieremo mai mentalità sul campo. Ok? Questa è una cosa importante. Dovete essere positivi, propositivi in mezzo al campo. Non dovete aspettare l'evento dell'avversario se sbaglia oppure cambia situazione. La dovete creare voi, altrimenti rimaniamo sempre in difficoltà. Perché la capacità ce l'avete. Quindi questo è quello che vi chiedo oggi. Oggi ci vuole molta umiltà. Ci vuole umiltà oggi. Capisco che le parole sono tante, però senza parole, ragazzi, non riusciamo a capire quello che dobbiamo fare. Quello che facciamo durante la settimana lo dobbiamo riportare soprattutto nella partita. Se lo facciamo bene durante la settimana, nella partita riesce. Cercatevi, cercatevi e aiutatevi in mezzo al campo perché è importantissimo. Ok? D'accordo? Domande? Ok, dai, forza, spogliamoci. Mettiti in mezzo, Thomas! Io non so da dove iniziare veramente.
Dobbiamo cercare soprattutto di giocare la palla, perché buttare la palla non serve. Non andate, non siete propositivi per prendere palla e giocarla. Perché vi ho detto, la postura dell'avversario vi dà l'indicazione del passaggio della palla. Però non c'è nessuno che si abbassa a prendere la palla. La ripartenza noi non la faremo mai, perché non abbiamo questo spazio per andare a affrontarlo col compagno. Perché guardiamo il pallone, non guardiamo l'avversario. Cerchiamo di giocare palla bassa, perché non mi sembra che sia tutta questa prevalenza tattica nei nostri confronti. Paura di giocare a pallone, Lo vedo, ci abbiamo paura di sbagliare, è lì che dovete cambiare la mentalità. La voglia agonistica, la cattiveria di andare a prendere palla e non farvi prendere in giro dall'avversario. Questa è la situazione. Non è che ce l'ha uno, due, tre e la squadra riesce a risolvere i problemi. È tutta la squadra che deve dare supporto. Ci vuole più convinzione. Hai visto il passaggio? Attacca a st'avversario, stai dietro, cazzo. Te devi far fallo per riprendere a lui, eh. È qui, dai. Arriva. Vai,